Ecco, signora Laura, è una bella giornata, no? Si è inaugurato questo parco dedicato ai possessori di cani, ma soprattutto ai piccoli animali, non stremici. Ecco, cosa è andata bene, direi, oggi? Molto bene, è andata benissimo. Ho avuto un grande aiuto per l'organizzazione, anzi, io ho aiutato come gli altri. E la fortuna è che abito vicino, quindi era un po' il punto fisso della cosa. Adesso abbiamo organizzato anche questa pesca di beneficenza per poter acquistare dei giochi di mobility, delle cose che possono servire ancora ai nostri cani. Grazie tantissimo all'assessore De Simone, a Cardani del Verde Pubblico, perché hanno permesso questa cosa. A breve metterà le piante dove ci sono i paletti adesso, la fontana, e faremo poi anche una camminata per noi padroni, così magari non ci infanghiamo. Ecco, è una cosa libera a tutti e speriamo di poter organizzare, come stavamo facendo adesso, delle giornate a tema con diversi educatori che verranno a insegnarci qualcosa. Ecco, senta, ci sono degli orari di apertura di questo parco? Il parco è sempre aperto, e qui, perché è un parco pubblico, nessuno è proprietario se non il comune, per cui è libero a tutti. Abbiamo messo il regolamento perché è fondamentale che si rispettino le regole, perché proprio per salvaguardare la pulizia, ma soprattutto i nostri cani. Ecco, senta, ma lei rappresenta questa associazione? No, non è un'associazione, è un comitato. Vorremmo farla l'associazione quando avremo una base un po' più solida, perché sennò. Però per adesso, come comitato, abbiamo fatto un comitato Banda Biscotti, abbiamo fatto un patto di collaborazione col comune che è stato molto, molto gentile, molto disponibile, anche se i tempi sono un po' lunghi, ma ci sono sempre, qualsiasi cosa noi abbiamo bisogno ci ascoltano. Ecco, ma come è nata questa idea del comitato? L'idea del comitato è nata perché noi prima ci trovavamo nel parchetto di Avigno dove c'è la gastronomia, e perché non veniva utilizzato da nessuno, era chiuso coi cancelli. Allora abbiamo iniziato a portare i nostri cani. Anche gli abitanti intorno si sono lamentati perché volevano mettere i giochi per i bambini, eccetera, per cui all'inizio pensavamo di dividerlo. Poi abbiamo parlato con l'assessore De Simone, eccetera, abbiamo preferito chiedere un altro pezzo di terreno per poter fare una cosa divisa, e così è venuta molto più grande, sarà molto più bella. Adesso aspettiamo le luci per la notte, perché adesso d'inverno è bruttissimo venire alla sera. Abbiamo comprato tutti i guinzagli, collari fosforescenti illuminati.